Cristiano, finalmente si incomincia anche con l'Under 17, questo è un bel successo. Sì, assolutamente è un grande successo di tutto il movimento. Siamo riusciti a far ripartire questa categoria, è importante. Ci siamo allenati, stiamo preparando la trasferta di domenica a Terni. Un girone da 6 squadre, come lo valuti? È un campionato abbastanza corto, ci saranno poche partite e che determineranno poi il risultato finale. Bisognerà essere bravi a sfruttare queste gare come se fossero finali, a giocarsi il tutto per tutto. Vedremo successivamente poi il discorso che saranno le finali del campionato, quindi ci saranno, quanto ho capito, i quarti di finale, le semifinali e la finale scudetto. C'è una cosa, come dire, un 100 metri piani dove serve uno scatto, una lunga di gamba. Serve uno scatto maggiore, hai meno possibilità di errore, hai poco margine, devi cercare di fare risultati positivi da subito e conseguirli poi nelle poche partite che ci sono per poter ambire a puntare a qualcosa di importante. Il campionato vero se lo sta giocando la primavera, un gran bel campionato. Sì, stiamo facendo un buon campionato, siamo attualmente primi in classifica, campionato difficile perché ogni partita è una battaglia, non c'è nulla di scontato, anche quando vai a giocare con le squadre che si trovano nei bassi fondi. Siamo lì con Livorno testa a testa, ma ci sono anche Grosseto e Viterbese dietro che spingono e la squadra si allena sempre con costanza, il gruppo è un buon gruppo, mi auguro che possiamo arrivare fino alla fine e cercare di ottenere la vittoria di questo girone. Domani al Ponte del... Sì, domani è una partita difficile, li abbiamo incontrati all'andata, non è stata una partita semplice anche se abbiamo vinto 1-0 in casa loro. Verranno sicuramente con uno spirito battagliero e la squadra si sta preparando, si sta allenando, il mister ha lavorato bene questa settimana, al di là di qualche defezione, di qualche infortunio che abbiamo, spero di recuperare i più possibili ragazzi e domani fare una grande prova. Grazie alla vostra concessione settimanalmente sto imparando a conoscere questo gruppo. Sono ragazzi che ci credono, ragazzi seri che credono in quello che fanno e hanno voglia di emergere. Assolutamente, questi sono ragazzi seri, è un gruppo sotto questo punto di vista fantastico, ragazzi che ci credono calcisticamente, lavorano, si allenano sempre quotidianamente con impegno, sono ragazzi che naturalmente hanno il sogno di voler fare i calciatori un indomani, ambiscono ad arrivare in prima squadra, questo è un aspetto importante, ma nonostante questo preparano al meglio partita dopo partita perché ci tengono anche a far bene in primavera e ottenere il successo del loro campionato. Grazie. Grazie a voi.